Adesso diamo la precedenza agli ospiti che ho in linea. Eccoli, lì li vedo tutti e due. Abbiamo Luca Pastorino, deputato di LeU. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Cambiamo. Allora, buongiorno. Buongiorno a tutti, agli ascoltatori, a te naturalmente, al collega Luca Pastorino, da cui mi divide solo la fede calcistica in maniera insanabile. No, non so di quale squadra siate tifosi. No, lo dico io sono genuano e lui è sampdoriano, andiamo tutte e due in gradinata, ci accomuna. Bene, vi ho riunito in qualche modo, però, insomma, no? Anche se uno credo sia a Genova, Vaccarezza, invece Pastorino forse a Roma, però insomma, siamo riusciti, sì, come dire. Sì, sono a Roma. Allora, io sono Vanessa. Non la sento. Non ho capito, scusi Vaccarezza. Lei è? Sono luanese. Ah, non è a Genova, ok, benissimo. Quindi, vabbè, però vi abbiamo riunito noi, insomma. Adesso, però vediamo, insomma, se vi trovate uniti sui temi oppure se in qualche modo c'è discrepanza. Parliamo intanto dell'ordinanza del Presidente Tocca, parliamo di questa emergenza coronavirus che purtroppo, insomma, è un po' al centro veramente della vita di tutti noi. C'è stata l'ordinanza del Presidente Toti alcuni giorni fa, proprio un paio d'ore prima del decreto del Presidente del Consiglio Conte. Pastorino, come avete vissuto questa cosa? Insomma, lei che comunque siede in maggioranza al governo. Sì. Insomma, vista da Roma. Diciamo com'è? Che non è una cosa facile in questo periodo in cui tutti pensano che sia il cugino primo di Speranza, cosa che non è vera, lo dico in simpatia. Vabbè, comunque, al di là di tutto, l'ordinanza del Presidente Toti, diciamo che, e le parlo dal punto di vista di ex amministratore locale, ha colto un po' di sprovvista i sindaci, ecco, oltre che i cittadini, nel senso che i sindaci di centrosinistra come di centrodestra si sono visti, diciamo, allargare delle maglie che in molti casi avevano ristretto loro anche con ordinanze puntuali relative a specificità del territorio, no? Anche il caso del sindaco di Imperia Scaiola, che è stato il più eclatante, dimostra il fatto che evidentemente tanto coordinamento non c'era. Sia chiaro che io sono tra i primi che vorrebbe tornare allo stadio e fare ciao a Vaccarezza dall'altra parte, ma è chiaro che quelle cose devono essere fatte senza lasciare indietro nessuno nelle decisioni, perché l'effetto qual è? È che poi la gente non capisce più, gli amministratori sono in difficoltà e molto spesso si trovano a fare la parte di quelli brutti e cattivi che hanno magari ancora in piedi l'ordinanza. Lo stesso sindaco Bucci mi risulta che a oggi non è che abbia riaperto Corsa Italia, no? Eppure la domenica sera, prima diciamo di quella conferenza stampa di Conte, che anche a me oggettivamente ha lasciato un po' perplesso, però è uscito un testo di un'ordinanza di Toti, appunto nella Regione Liguria, che allargava un po' le maglie. Questo non l'ha fatto solo Toti, lo stanno facendo altre regioni, quindi un problema di coordinamento c'è, anche perché, ripeto, al di là delle questioni politiche che mi interessano poco, perché mi interessa il tema della salute e il tema anche della ripresa economica, è chiaro che ci vorrebbe un maggior coordinamento tra enti territoriali, tra Stato e Regioni evidentemente, ma anche tra Regioni e Comuni, no? Lei pensi soltanto agli effetti del primo maggio di questa ordinanza che consente alle persone di andare in giornata nelle seconde case, cosa può voler dire in termini di traffico? Abbiamo parlato poco fa con il sindaco di Sesta Godano, che insomma è un comune dell'entroterra della Val di Vara, dell'entroterra di Spezia, per appunto, lui dice: io ho tantissime seconde case, come faccio a controllare adesso chi si ferma una giornata o chi si ferma due giorni? Insomma, diventa difficile, ecco. Il punto è quello, ma il punto è che poi sul territorio dei comuni vengono ancora delle ordinanze comunali, no? E quindi il cittadino ti chiama, io da ieri rispondo al telefono per sapere se la gente può andare a pescare sul molo di Vogliasco, per farne un esempio, ma lì vige un'ordinanza che interdice il passaggio sulla passeggiata a mare, no? Allora si può correre? No, bisogna un po', la fase è complicata per tutti, meno fumi in avanti, solitari ci sono e meglio è. Ecco, Vaccarezza, ho perduto Vaccarezza? Ma io ci sono! Ecco, non la vedevo più, mi scusi. Ecco, Vaccarezza, ha sentito cosa ha detto l'onorevole Pastorino, ha detto si rischia di creare un po' di confusione con le ordinanze regionali che si vanno a sovrapporre o comunque arrivano poco prima dei decreti del governo, e soprattutto c'è un problema per le seconde case, perché adesso insomma c'è il primo maggio, chi riesce a controllare effettivamente se nelle seconde
case la gente si ferma solo un giorno, perché ricordiamo l'ordinanza del presidente Toti dice si può raggiungere la seconda casa magari per fare un po' di manutenzione, però in giornata bisogna rientrare. Però insomma, come si fa a fare questo tipo di controlli? Allora, faccio una precisazione, intanto è una bella occasione per spiegare bene che cosa sta avvenendo nella nostra regione, e non avevo dubbi che siamo qui apposta a Vaccarezza per cercare di spiegare. E non avevo dubbi che Luca Pastorino l'avrebbe affrontato con moderazione, perché è una persona intelligente, quindi non avevo dubbi da questo punto di vista. Una precisazione, non è che Conte, il Premier, domenica sera ha presentato un nuovo provvedimento, meglio, ha presentato un nuovo provvedimento, ma questo provvedimento ci sarà il 4 maggio. Forse, e magari non era il momento migliore, sapendo che stavano dalle regioni arrivando delle ordinanze, si poteva anche fare magari lunedì mattina di presentarci, però questo è un'autonomia del Premier, quando decide di presentare una cosa fa un po' ciò che vuole. Scusate un attimo, Vaccarezza, mi scusi, abbiamo un problema con Skype perché non la stiamo più vedendo. Io vi devo lasciare, un attimo e richiamare, perché non vi stiamo più vedendo. La sentiamo ma non ci vediamo. Bene, ben ritrovati. La pubblicità ci ha consentito di recuperare il collegamento con l'onorevole Luca Pastorino di Leo e di Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Cambiamo. Adesso vi vedo benissimo, spero che insomma tutto vada bene. Allora rifaccio un po' di sintesi per fare un po' il riassunto della puntata precedente, cioè prima di andare in pubblicità. Allora, l'onorevole Pastorino insomma ha detto che l'ordinanza di Toti emessa alcuni giorni fa rischia di fare un po' di confusione, ci sono delle cose che rischiano appunto di creare confusione, e ha parlato in particolare poi della questione delle seconde case, dove anche con l'arrivo del 1 maggio si potrebbero comunque riempire, anche se l'ordinanza del Presidente dice che si possono raggiungere le seconde case nell'ambito regionale soltanto per fare dei lavori di manutenzione, e comunque bisogna rientrare in giornata. Però insomma ha detto ci potrebbero essere dei problemi. Vaccarezza, l'ho interrotta, adesso può riprendere. Allora, sperando di non toccare più niente, perché temo di aver fatto un pasticcio. No, stia fermo. Mi costituisco, non tocco più niente. Sì, allora, l'ordinanza di Toti si inserisce sul vecchio DPCM, il nuovo DPCM lo vedremo il 4 maggio, tanto è vero che l'ordinanza di Toti perde ogni sua efficacia il 3 maggio a mezzanotte. Quindi il 4 maggio all'inizio della giornata, alla mezzanotte del 3, l'ordine del DPCM di Conte riallineerà l'Italia in un'unica. Sì, però scusi, mi consenta, Vaccarezza, scusi, però di fatto c'era un'altra ordinanza in vigore che era più restrittiva, la regione è andata a intervenire su quella e ad allentare le maglie. Ecco, questo volevo dire. Noi come tutte le regioni d'Italia. Perché ieri ho letto l'ordinanza di Bonaccini, del Totiano Bonaccini, che l'ha allargata anche, perché Bonaccini inserisce anche i velivoli. Noi non avendo aeroporti non possiamo mandare la gente a sistemare il proprio velivolo, come dice l'ordinanza, oppure quella di Emiliano, che è ancora più larga della nostra, perché consente una cosa che noi non abbiamo ancora consentito, che è quello di andare a pescare i pesca sportivi fino a 2 per barca. Oddio, Vaccarezza, di ordinanze regionali una diversa dall'altra. Vaccarezza, però no, mi consenta un appunto, poi non la lascio andare, però insomma devo dire che anche la tua eletta per i cani e i cavalli hanno fatto un po' discutere. Sì, ma infatti dico, è evidente che in queste ordinanze ognuno ha dato risposta a delle istanze che venivano dal loro territorio, però l'ordinanza, del corpo dell'ordinanza, dice una roba. Fondamentalmente l'ordinanza dice che alla porta di casa non si scioglie il nucleo familiare, cioè che la persona con cui vivi e condividi lo stesso tetto, moglie, marito, coniuge, figli, quando esci lo puoi avere nella stessa macchina, perché fino a ieri se tu andavi in macchina seduto di fianco non potevi avere il coniuge o uno dei tuoi figli con cui condividevi la convivenza all'interno degli spazi domestici. Capisco che la difficoltà sia nel mondo delle ordinanze, però il mondo delle ordinanze sta all'interno del DPCM, perché è vero che abbiamo allargato le maglie, ma è altrettanto vero
che era una, diciamo, un limite entro il quale ci potevamo muovere, se no avremmo avuto l'impugnativa da parte del governo. Il governo non l'ha impugnata perché non è, sta ancora all'interno, diciamo, dell'applicazione massima del vecchio DPCM. Sul fatto delle seconde case, il fatto delle seconde case è evidente che come fino ad oggi i sindaci hanno vigilato sulle seconde case non dei Liguri, perché le seconde case dei Liguri sono molte, ma le seconde case dei non Liguri in Riviera in modo particolare sono la stragrande maggioranza. Ci sono città della Riviera che hanno più seconde case di proprietà di lombardi e piemontesi che occupate la residenza. Sì, però noi, ad esempio, scusi Vaccarezza, però poco fa abbiamo ascoltato la testimonianza del sindaco di Sesto Godano, che sicuramente è un comune che lei conosce, dell'entroterra Spezzino, che dice: noi però abbiamo soprattutto seconde case di genovesi e quindi il rischio che poi si riempiono e noi abbiamo difficoltà ad andare a controllare se la gente viene solo per un giorno, viene solo uno e se vanno via poi la sera, perché in effetti cioè, abbiamo pochissimo personale per fare i controlli, quindi insomma un po' di paura c'è, ecco. Almeno noi l'abbiamo avvertita dalla voce del sindaco, questo le volevo dire. È fuori di dubbio che questa ordinanza va anche applicata con buon senso e un minimo di fiducia alla gente dobbiamo darla. Oggi abbiamo davanti una situazione estremamente critica che tutti noi conosciamo. La nostra salute e la salute degli altri non dobbiamo rispettarla e tutelarla con le ordinanze. Prima di tutto ci deve essere il nostro buon comportamento e il nostro senso di responsabilità, perché a ordinanze comunque non ne usciremo mai. Norberto Bobbio diceva: dalle buone leggi non sempre nascono i buoni comportamenti, dai buoni comportamenti sempre nascono le buone leggi, quindi alla fine sta un po' anche a noi, però questa ordinanza non modifica la vita. Il problema è che cosa succede il 4 maggio, perché il 4 maggio quando ci riallineeremo tutti a livello nazionale, che cosa sarà concesso? Perché ci sono onestamente delle cose che sono diciamo difficili da comprendere. Io non ho problemi che siano state aperte le librerie già da parecchio, ma non comprendo perché settori commerciali come parrucchieri, estetisti, che lavorano già con materiale monouso, che lavorano con l'appuntamento, che hanno la distanza all'interno, che lavorano assolutamente in sicurezza, siano stati mandati al 1 giugno, perché poi allora, i settori allora commerciali punto, che ripartono vanno sostenuti. Vaccarezza, allora a questo punto andiamo da Pastorino. Intanto una domanda velocissima a Pastorino: c'è il rischio di impugnativa da parte del governo nei confronti di queste ordinanze regionali, oppure comunque si lascia andare, non si ha notizia di nessuna impugnativa? Solo per contributo, oggi Bonaccini firma l'ordinanza sulle seconde case, quindi l'Emilia Romagna da oggi salirà la Liguria. Vedo difficile che Bonaccini non l'abbia verificato prima. No, stavo per rispondere allo stesso modo, nel senso che secondo me il rischio c'era, c'è, permane, ma il fatto che altre regioni sono mosse un po' a random, chi con i cavalli, chi con gli aerei, chi con no, fa sì che poi o le impugni tutte o non le impugni nessuna. Lei la vedo un po', però la vedo un po' ironico, nel senso, comunque mi sembra che siamo come cioè io lo dico, diciamo, io verso sempre il panna, no, sia del sindaco come quello di Sesto Godano, sia del cittadino, no? Perché il sindaco in questi casi qua, come quello di Sesto Godano, ma piuttosto che quello di Bogliasco o quello di Monterosso che mi ha chiamato, lo stesso Scaiola, rischiano sempre di fare in questi casi qua la parte dei brutti e cattivi, no? C'è uno bravo che ti dice che puoi andare a cavallo, per esempio, e quello cattivo che ti dice no, non ci puoi andare perché ci ho messo le transenne per la salute pubblica. E questo vale per i sindaci bianchi, rossi, verdi, gialli. Sì, certo, qui non è un discorso politico, ci mancherebbe altro. Ecco, Pastorino, ma Vaccarezza sollevava una questione, cioè che cosa succede dal 4 in poi, nel senso? No, cosa succede poi? Cioè, io mi auguro sinceramente che sia un intervento un po' più chiaro rispetto alla conferenza stampa di domenica sera. Quindi insomma anche lei è un po' critico nei confronti di questa conferenza stampa del presidente Conte. Ma sì, insomma io sono, cerco di essere obiettivo nella vita, per cui come gli altri un minimo più di prospettiva. Poi è chiaro che è una fase questa che non auguro a nessuno di dover gestire, veramente.
perché è tutto molto complicato, però insomma forse c'era un'aspettativa talmente importante che anche dal punto di vista della comunicazione quel passaggio lì andava gestito meglio, ecco, questo mi permetto di sottolineare. Quindi al 4 maggio mi auguro che ci siano delle regole più chiare sulla questione delle attività. Ma quindi ecco, Pastorino, per capire, per dirlo anche alla gente, ci saranno delle puntualizzazioni, cioè da parte del governo, comunque ci saranno delle regole un po' più chiare, perché poi alcune cose veramente sono rimaste un pochino... No, io direi di sì, direi anche che anche sulla questione che ha sollevato giustamente la Carezza sui parrucchieri o altre attività, c'è una discussione in corso, è chiaro che quelle sono attività che l'Istituto Superiore di Sanità ha classificato come a rischio alto, no? Non so se avete visto quegli schemini dove c'erano quelli gialli, quelli quelli rossi. Quelli fanno parte di quelli rossi e quindi, diciamo, in base a valutazioni che io non mi permetto neanche di discutere, ma è così. Però so che c'è una discussione in corso. Se poi andiamo a vedere quello che è successo ieri in Germania, no? Dove di nuovo il tasso di infezione è tornato a livello di una settimana fa, allora, questo suggerisce cautela. Io credo che le persone abbiano, diciamo, vissuto con grande responsabilità questa fase, la stragrande maggioranza, molte persone hanno paura, oggettivamente, io questo registro, no? Molte persone non sono uscite di casa, altre un po' meno, però a maggior ragione ci vuole, diciamo, la consapevolezza che anche la fase di riapertura deve essere una fase che esiste. Tra l'altro è una fase delicatissima, perché insomma c'è da tener conto da una parte dell'aspetto sanitario che è preoccupante, ma dall'altro anche della necessità dell'economia che deve ripartire. E a proposito di economia, le volevo anche un po' chiedere, questo decreto liquidità, insomma, perché poi diciamo la verità, la cassa integrazione ad esempio non è arrivata, c'è stato un problema con l'INPS, le imprese lamentano il fatto che non riescono ad avere facilmente i finanziamenti dalle banche, insomma. Lei so che sta lavorando nella Commissione Finanze proprio al decreto liquidità perché deve essere convertito. Che cosa succede? No, succede che il decreto liquidità, che comprende appunto misure per l'accesso al credito garantito dallo Stato in diverse forme, è ancora in fase di audizione. Gli emendamenti potranno essere presentati, mi pare, entro il 5 di maggio. Nel frattempo aspettiamo, come i bambini aspettano Natale, per essere sempre un po' spiritoso, il decreto cosiddetto aprile, quello che deve contenere i soldi. Sono due cose, una complementare all'altra, quindi il lavoro è ancora più complicato nel momento in cui se delle modifiche al decreto di liquidità per forza devono trovare un riscontro oppure una sovrapposizione con i denari che verranno messi in quel decreto. Si chiamava decreto aprile, oggi ne abbiamo, mi pare, 29, quindi diventerà un decreto maggio con molta... A che punto siamo? Ci faccia capire. Uscirà, quali, diciamo, saranno i tempi? Quali saranno i tempi? Onorevole, scusi, quali saranno i tempi? Ieri sera alle 8 di sera abbiamo fatto l'ennesima riunione di maggioranza col governo e con i relatori, certezze non ce ne sono. Diciamo è emersa la possibilità che già nei prossimi giorni venga fuori il testo base del decreto di aprile-maggio. E quindi questo ci consentirà anche a noi, come Commissione Finanze, Commissione Attività Produttive, stiamo analizzando attraverso tantissime audizioni di soggetti interessati in tutte le categorie il decreto liquidità. Sulla cassa integrazione c'è stato un po' di ritardo, è vero, ma in tanti casi invece è stato attuato un protocollo che anticipa ai lavoratori. Però c'è stato qualche difficoltà, ad esempio, da parte delle banche. Stata qualche difficoltà, me ne sono occupato personalmente anche per delle filiali, essendo in contatto anche con ABI, però adesso il sistema mi sembra che stia, cioè dipende anche dallo sportello, anche le banche in questi giorni, in questi mesi hanno numeri limitati, accessi ridotti e quindi non tutto anche per loro funziona al meglio. Oggi questo aspetto qua, così come il prestito da 25.000 euro, logicamente con delle variazioni in termini di efficienza tra istituto e istituto, stanno partendo. Le cose possono ancora migliorare, nel DEF che andremo ad approvare entro sera comunque ci sono anche dei denari in più, ovvero 7 miliardi a favore delle imprese, vedremo come il decreto le distribuirà, no? C'è una forte ricorsa di indebitamento per 55 miliardi. Insomma, vedremo, poi vedremo un po' come verrà fuori questo... Mi auguro che ci sia attenzione per tutti, perché è un momento complicato, mi auguro che ci sia attenzione anche per i comuni, no? Perché poi i locali, insomma, io non so, ma dicevo che... Ecco, la fermo un attimo perché siamo... stati o limitati o non pagati del tutto, non pagati... Ecco. La fermo un attimo, onorevole, perché siamo quasi in chiusura. Vaccaretta, che cosa servirebbe adesso, anche a livello regionale? Insomma, di cosa c'è bisogno in questo momento?
Secondo me, oltre ai tempi, noi abbiamo bisogno di alcune regole, perché mi rivolgo proprio in questo caso a Pastorino. Noi adesso abbiamo parlato dei parrucchieri, prendiamoli come esempio. Se domani mattina loro potessero aprire, esattamente le regole con cui aprire non le conosco, quindi non sappiamo se... Scusi, l'abbiamo perduta un attimo, Vaccarezza. Vaccarezza, mi scusi, non l'ho sentita bene. Se potessero aprire con le medesime regole, mi può ripetere? Perché... No, se potessero aprire domani mattina, noi non conosceremmo le regole. Perfetto. Le regole sono i metri quadri del negozio, i vani del negozio, ma questo è un esempio che poi si ribalta su tantissime altre categorie. Quindi, oltre a una prospettiva temporale, è necessario anche avere una certezza di regole, perché certo, anche il tempo che manca da oggi al giorno della riapertura deve essere utilizzato in maniera utile per prepararsi, perché poi alla fine, se ci lamentiamo dell'ordinanza regionale che cade sui comuni, immaginiamoci le regole commerciali che cadono su milioni di aziende, che cosa comporterebbe. Poi c'è un aspetto, lo dico in questo caso proprio da ligure e da uomo che sa che il turismo per noi è un'industria della quale non possiamo fare a meno. Rispetto al mondo balneare, che è trainante rispetto a tutto il resto, perché spiagge chiuse sono impensabili anche dal punto di vista sociale, perché le spiagge libere devono rimanere libere, ci deve essere la fruizione del mare così come l'abbiamo sempre vissuta. Devono avere una data di prospettiva oltre che regole, perché se si devono cominciare a organizzare un'idea bisogna averla. Io in questo caso quindi... non dico la data deve essere questa, ma dico la data ci deve essere e le regole anche. Ecco, quindi sto cercando di fare sintesi e chiedo a Pastorino, insomma, quindi servono intanto delle date precise e delle regole precise, dice Vaccarezza. Pastorino, arriveranno? Arriverà tutto questo nei prossimi giorni? Guarda, io mi auguro che sì, deve essere così. Pensate soltanto, visto che abbiamo parlato del turismo, agli accessi alle spiagge, no? Quando partirà la stagione. Questo è un problema enorme, no? E poi che non si può dire come sindaco di Leri ci sono i residenti, perché quella lì è stata una roba, insomma, che non si sono messo svegliato male quel mattino. Ma no, lui ha detto che le spiagge libere le lascia ai residenti, perché poi diventa difficile controllare l'accesso. Ho capito, però c'è anche una costituzione, ci sono anche le attività commerciali. Ma che quindi arriveranno delle disposizioni nazionali. Non l'ho sentita, scusi. No, scusi, no, sono io che mi sono sovrapposta, però le stavo dicendo, quindi arriveranno delle disposizioni nazionali, come appunto chiedeva Vaccarezza? Certo, io ne sono certo, voglio avere la certezza di questo, mi auguro soprattutto che vengano delle disposizioni nazionali concordate, come mi pare sia stato fatto ieri in prefettura tra l'incontro tra Conte e Toti, concordate o perlomeno che rendano assimilabili, no, tutte le disposizioni nazionali, insomma, in modo che la confusione ne sia meno possibile. Insomma, quindi ci aspettiamo una conferenza stampa del presidente Conte domenica sera? Eh sì, ormai è un appuntamento serale che temiamo tutti, da un certo punto di vista. Speriamo che due ore prima non arrivi ancora l'ordinanza regionale, insomma. No, già è una battuta. No? Perché anche lì faccia l'apertura dei negozi. Prego. Mi faccia far polemica un attimo, perché siamo in chiusura, fatto. 30 secondi per la polemica. Se l'ordinanza, se Conte concorda con le regioni, è difficile che le regioni lo scavalcano. Quindi se c'è la possibilità di confrontarsi per tempo, e non, perché insomma nella storia degli ultimi due mesi qualche volta ricevevamo in regione l'ordinanza mentre la DPCM, mentre lo stava spiegando agli italiani, lì era difficile essere collaborativi. Ma ce n'è per tutti, guardi. Sì, ma infatti io non... Allora direi che lo scopriremo, che oggi si sta rimettendo in moto e non venga fermato domenica, perché se il provvedimento di Conte fosse esattamente quello che abbiamo letto lo fermeremo, insomma, quindi lo scopriremo domenica sera cosa succederà. Ecco, ci diamo appuntamento tutti a domenica sera, intanto vi ringrazio, buona giornata. Grazie a tutti voi, e poi naturalmente ci ritroveremo presto per altri aggiornamenti. Grazie.